Gianni, buongiorno. Una bella intervista te la faremo anche prima mattina, ma un tuo commentario di questa sera. Allora, prima di tutti, oggi diciamo che è 8 settembre, è la festa della Madonna della Libera. Stasera in piazza Santa Maria Maggiore canterò io, Gianni Nara, che è con il mio gruppo che si chiama i Free End, e sono 9 elementi con 3 coriste e 6 elementi d'orchestra, più io 10 persone, 10 elementi. Il repertorio, Simone, il repertorio è qualcosa che la gente conosce, tipo Cuore Matto, Riderà, Stebba da Bambina, Tralaila, Se bruciasse la città. Però ho messo tante canzoni, anche purpurì di canzoni romane e napoletane, e anche pezzi classici degli anni 60-70. Quindi chi vedrà, chi vivrà, vedrà. Ma come mai, per quanto riguarda il tuo cambiamento di repertorio e di componenti? Allora, per quanto riguarda i componenti dell'orchestra, ho dovuto mettere per forza professori d'orchestra che sapessero fare al meglio il proprio lavoro, senza dare adito poi a sbaglio o altre cose. Le coriste ne ho scelte 3, perché è tanto tempo, tantissimo tempo che cantano con me, le conosco, so quello che valgono e so quanto sono belle. Poi il repertorio l'ho cambiato perché i pezzi, comunque quelli classici che faccio io, come ti ripeto, Riderà, Cuore Matto, Tutto Reato, Musicasta la Città, eccetera, Un Ragazzo di Strada, queste le farò tutte, però ho voluto mettere anche altri pezzi, altre canzoni che io canterò insieme anche alle ragazze, quindi ci sarà, sarà musica per tutti i gusti. Per tutti i gusti, si divertiranno sicuramente, balleranno e canteranno con me tutti quanti. Il tuo ex gruppo senza rimpianti? Come? Il tuo ex gruppo senza rimpianti? No, assolutamente, io non rimpianco niente, perché quando ho deciso di fare una cosa valuto mille situazioni, siccome conosco tanta gente so dove andare a tingere, e quindi se mi serve un chitarrista bravo so dove prenderlo, se serve un batterista bravo so dove prenderlo, un tastierista bravissimo lo so, il service uguale, i tecnici delle luci e degli audio lo so, ormai l'esperienza mi porta a fare questo. Ma non è che io rinnego qualcosa o dico che gli altri non siano stati bravi o altre cose. Perché? Perché ho ritenuto giusto cambiare. Cambiare è meglio. Ultima domanda, che cosa ti aspetti dal pubblico di questa sera? Ma io penso una cosa, Alatri lo sapete tutti, è nel mio cuore. Io voglio bene Alatri e gli alatresi mi vogliono bene. Questa sera lo dirò anche ai ragazzi dell'orchestra e alle coriste, perché non vogliono bene solo a me, ma vogliono bene a tutto il gruppo e anche alle ragazze. E tutti quanti, quando finirà la serata questa notte e andranno via, dovranno portare sicuramente un bellissimo ricordo di Alatri e dei suoi cittadini. Ma ci conosciamo tutti, Simone, ci vogliamo bene, dobbiamo volerci ancora un po' di più di bene. E poi l'opera è fatta. Okay. È una bravissima persona, veramente degna, e ad Alatri noi abbiamo bisogno di queste persone, quindi bravo, gentili, educate e disponibili, bravo. Bravo, ok? Ciao a tutta Alatri. Ciao. Gianni, per quanto riguarda le percussioni ha cambiato anche lui, Simone Macioca, ma per quanto riguarda la sua prestazione o per quanto riguarda la sua bocciatura? Allora, Simone, tu sei un caro amico, sei bravissimo, e se non eri bravo non tutti ti chiamavano. Io ti ho chiamato a suonare con me perché sei un bravo ragazzo, sei un amico e un grande orchestrale. Poi stai con la legge alla Trensis e lo sappiamo quanto vali lì, vali tanto. Poi ti vediamo a Venerdì Santo e in altre situazioni, quindi sei bravissimo. La mia è la scelta per cui stasera tu non ci sei, è dovuta al fatto che l'orchestra ormai è composta in una certa maniera, fatta le prove in una certa maniera, quindi non potevamo mettere troppa carne a cuoce. Però io ti ringrazio, sei, ripeto, un bravo amico e un grande musicista. Noi ci troviamo qui a Bar Venezia, siamo contenti, ma Alatri, cercate di frequentare un po' di più il Bar Venezia perché è veramente bello.
Allora Gianni, però devo dirti una cosa. Tu sai, il Venerdì Santo 2016, come non è che tu mi hai mandato via, ma sono stato io a ritirarmi dal tuo complesso e purtroppo dal Venerdì Santo di Alatri, perché per 20 anni sono stati pesanti, con te insomma 10 anni, però sono stato soddisfatto. Simone, poi però tu devi capire che io sono 50 anni che suono, forse 53-54, beh, e ancora non mi sono stancato, perché nella vita non ti puoi stancare di fare una cosa che ti piace. Se lo fai con amore, se ti piace, ti piace la gente, vuoi bene alla gente, ti vogliono bene, non puoi tirarti indietro, devi continuare fino a quando puoi. Certo, uno nella vita non è l'eterno Alain Delon, anch'io dovrò ritirarmi, però ancora sinceramente non ci penso nemmeno. Fino a quando la voce assiste, il fisico assiste e gli amici mi sono vicini e mi danno carica, io canterò sempre. Nel momento in cui capisco che divento una persona patetica, che la gente non mi vuole più, sono il primo io a dire: ragazzi, appendo al chiodo, arrivederci e grazie, e mi ritiro a vita privata. Veramente, ultima domanda, un saluto a Don Luigi che ti ha sempre voluto l'8 settembre. Beh, Don Luigi è un caro amico, Don Luigi mi ha dato tanto nella vita, mi ha dato tanto nella vita di tutti i giorni, mi ha dato tanto nella cristianità, nell'umanità, perché è un grande uomo, un grande parroco. E tanto è vero, io l'ho ricordato sul volantino che abbiamo fatto insieme al comune, e è andato in giro, ne ho fatti fare 5.000, l'hanno visto tutti. Ho ringraziato Don Luigi come parroco emerito, se lo merita, che Don Luigi a noi tantissimi ragazzi ci ha levato in mezzo alla strada e, come ti ripeto, ci ha insegnato la cristianità, l'umiltà e a vivere la vita veramente nel senso buono. E io lo ringrazio e lo abbraccio, e stasera gli farò una dedica. Grazie Simone.